Chi è l'agenzia Spadoni? L'agenzia Spadoni, io lavoro nell'agenzia Spadoni da tantissimi anni e in questo momento ricopro la carica di direttore commerciale e devo dire con grande entusiasmo che la MSC in questi anni è sempre cresciuta. Solo nel 2003 noi eravamo 44 collaboratori, oggi siamo 141, quindi la crescita è stata esponenziale. Ma la crescita è stata perché ovviamente noi ci siamo riusciti ad adattare a quello che sono le esigenze della compagnia che rappresentiamo, che è la MSC, e ovviamente che ha sempre aperto nuove, ci ha offerto nuove possibilità di crescita e quindi nuove possibilità per presentarci alla nostra clientela con un brand veramente importante, veramente di livello. Quindi diciamo che in tutti i settori, in tutti quasi i settori siamo leader, la MSC è leader in quasi tutti i settori, quindi siamo non lieti, diciamo orgogliosi di rappresentare questa grande agenzia, certo, questa grande compagnia. Per quanto riguarda la vostra crescita, quindi c'è, cioè, il settore crocieristico e quello container, quindi commerciale, qual è stata una crescita maggiore? In quale dei due settori? La MSC si rappresenta da sola perché è riuscita, tanto è vero, qualcuno dice come fa la MSC, il dottor Massa ce l'ha spiegato, è che la compagnia MSC, il nostro grande armatore, fa di tutto per ovviamente caricare i propri collaboratori e dare sempre il meglio. Quindi diciamo che dove è stata la crescita? È stata sia dal punto di vista container, perché ovviamente il numero è stato sempre in crescita, ci sono stati gli anni del Covid che abbiamo raggiunto dei risultati veramente eccellenti, e nelle crociere oggi siamo, come ha detto adesso il dottor Massa, siamo orgogliosi di avere sempre degli scali delle MSC crociere, quindi la crescita è stata ovunque, sia paritetica sia dal punto di vista delle crociere che dal punto di vista dei container. Sono due mondi completamente diversi, certo, ma diciamo che il concetto, la volontà e la passione che ci mettiamo nel voler crescere è tanta, e quindi diciamo che noi seguiamo quelle che sono le direttive della nostra compagnia, e seguendo le direttive della compagnia riusciamo a raggiungere questi risultati. Grazie.